solo l'unica. E la prima domanda che chiaramente ti vorrei fare è di parlare, prima di entrarci nel libro, conoscerti un pochino di più, cioè chi è Alessandra, se vogliamo oggi, oppure se vuoi raccontare di te. Esatto, sì. Ok, innanzitutto ringrazio tantissimo ognuno di voi personalmente proprio per essere qui, voglio bene. Secondo, questo libro è iniziato così, nel senso non ho deciso di scriverlo, ma semplicemente è arrivato con una potenza tale per cui era impossibile non scriverlo. Non sapevo che fosse un libro, mi sono dovuta svegliare di notte e iniziare a scrivere sul primo pezzo di carta che ho trovato, scritto su fazzoletti di carta, sul retro di agende, sul retro di libri, sui pezzi di carta che avevo nella borsa, ovunque mi trovassi, così per un mese. Fino a quando un giorno ero su un treno che stavo naturalmente scrivendo sull'agenda che mi era capitata fra le mani e una signora francese davanti a me mi ha detto: sta scrivendo un libro? E io ho detto: ma forse sì. E da lì ho pensato di riassemblare appunto tutti questi scritti e di creare il Diario di un risveglio, che originariamente era la rosa rossa, perché è la rosa poi un po' il simbolo di quanto mi è successo, che poi leggerete, esperienze molto particolari, molto belle, e poi è diventato Diario di un risveglio, perché comunque c'è un prima, in un certo senso un pochino di sofferenza, di prove, ma non è un libro triste assolutamente, anzi è un inno alla vita, è un inno poi alla voglia di vivere. E un dopo, dicevo, risveglio perché? Perché c'è un dopo così di serenità, di consapevolezza, di grande gioia, con un modo diverso di vedere le stesse cose. In realtà non sono le cose a cambiare, ma è il nostro modo di vederle che poi le rende più belle. Ecco, questo è un po' il mio risveglio, la consapevolezza. Allora, abbiamo parlato appunto di come è nato questo libro, che l'ha scritto di getto.